Prosegue il lavoro della Arezzo a Bagno di Romagna. In questi primi giorni di ritiro, mister Di Donato comincia a provare quel 4-3-3 con cui la squadra amaranto dovrebbe partire in campionato. Un cantiere ancora in divenire, quello della squadra, a cominciare dalla posizione di quelli che potrebbero essere i pezzi pregiati del mercato, come Basit e Buglio, la cui cessione venne stoppata nel mercato di gennaio. All'epoca si parlò di cifre ingenti che sarebbero potute entrare nelle casse societarie. Si spera, in caso di una loro partenza, che ciò possa avvenire anche in questo mercato estivo. L'Arezzo ha poi bisogno di rinforzi in avanti, dove al momento l'unico attaccante di ruolo è Mesina. I nomi accostati in questi giorni, sicuramente di grandi garanzie, sembrano però fuori dalla portata del budget, ed allora chissà che non si punti a scovare un nuovo Brunori, oppure riprendere quel discorso interrotto mesi fa con il Perugia per Bianchimano. Serve anche un terzino sinistro, ma c'è tutto il tempo per completare la rosa. Domenica la prima uscita stagionale alle 17:30 contro la Bagnese, mentre la diffusione dei calendari ha confermato l'Arezzo nel girone A, con la novità Monza, il ritorno di alcune classiche come quella con l'Albino Leffe e il Como. Il Piacenza invece è finito nel girone B.